innanzitutto dire che abbiamo un ospite illustre qui con noi questa sera, è il procuratore Cataldo Motta, che ci ha fatto veramente, devo dire, l'onore di venire, al quale abbiamo affidato una delle relazioni che però sarà verso la fine dell'anno accademico, e lui è stato così grazioso da accettare l'invito e soprattutto da venire alla cerimonia inaugurale, e ci fa un enorme piacere. Grazie procuratore, spero che trovi interessante la serata. Allora, la serata, di che cosa si parla questa sera? Se ricordate, anche l'anno scorso demmo un tema, il tema dell'anno scorso era la donna, e ci furono vari relatori sull'argomento che parlarono delle problematiche connesse al ruolo complesso della donna a livello nazionale, ma soprattutto internazionale, se ricordate. Quest'anno ho scelto un tema diverso che lo vedete nella locandina lì di sinistra, dove mi sono divertito a incastrare anche le parole lecce, università e tre età, medicina e salute. Vi ho anticipato, immagino sollevando la vostra curiosità, che al termine della serata, al termine di questa conversazione, avremo un paio di sorprese inattese. Vi dovevo tenere tutti sui carboni ardenti, ancora non è il momento di rivelarvi di che cosa si tratta, ma potete leggere lì che sarà con noi un'autorità molto importante, anzi la massima autorità. Potevo parlare di medicina senza invitare la massima autorità sanitaria del paese? Bene, questa sarà la prima. E poi la seconda è che assisterete a un esperimento scientifico in prima mondiale assoluta, mai tentato prima d'ora. Bene, questo per tenervi sempre un pochino allegri, ovviamente. Allora, di che cosa intendo chiacchierare? Beh, l'argomento medicina è vasto, siete un po' tutti esperti della materia, perché chi di noi non ha avuto problemi col medico di famiglia, oppure, non lo so, con l'ambulatorio X, con la problematica Y verso l'ospedale tal d'Italia, eccetera, eccetera. È una cosa che ci coinvolge tutti i santi giorni. Questa duplice figura del medico e del malato, che al giorno d'oggi, ripeto, tutti voi benissimo conoscete, io invece ve la tratto riportata a 4 secoli addietro. Vediamo un po' com'era il rapporto fra medico e malato 400 anni fa. Il 600, che per Lecce, sapete, è stato un secolo d'oro, no? Tutti noi vantiamo, quando parliamo con parenti, amici e conoscenti, il nostro ricco barocco, e i turisti ci gratificano della loro presenza venendo a frotte qui nel Salento. Sì, secolo d'oro dal punto di vista sicuramente architettonico, ma è stato anche un secolo di profonde disuguaglianze. Basti pensare alle differenze che c'erano, vedete, ci ho messo una bilancia ben sbilanciata al centro, fra i tanti contadini, lavoratori della terra, e i pochi nobili, ricchi e fortunati. Però, tuttavia, c'erano due cose che rendevano le persone tutte uguali. Una, ovviamente, era la morte. Tutti voi ricorderete la poesia di Totò, a Livella, che rendeva veramente tutti uguali. Davanti alla morte non c'era ricchezza che tenesse, come non c'è tuttora ricchezza o aristocrazia che tenga. Siamo tutti uguali, ma ce n'è una seconda, ed è la malattia. La malattia ci rendeva, sto parlando sempre del 600, non di oggi, tutti uguali. Perché? Perché le conoscenze scientifiche erano veramente ridotte all'osso, almeno con l'occhio di noi del XXI secolo. È chiaro che il problema è dinamico, probabilmente nel XXV secolo faranno ridere le nostre attuali conoscenze, ma adesso fermiamoci soltanto al paragone fra l'oggi e 400 anni fa. Com'era la medicina di 400 anni fa? Era ben poca cosa. Innanzitutto non c'era quello che noi oggi siamo abituati a conoscere, cioè lo specialista ortopedico, ginecologo, ematologo e via discorrendo. No, non c'erano affatto. C'erano tre figure. Uno era lo speziale, l'altro era il barbiere chirurgo, si chiamava proprio così,
non è un accoppiamento inventato da me, si chiamava il barbiere chirurgo, e poi c'era il medico fisico, quello che più si avvicina alla figura del medico che noi conosciamo. Partiamo dal primo. Lo speziale, cosa fa lo speziale? Lo speziale prepara le medicine prescritte dal medico, studia gli effetti delle varie sostanze sull'organismo, sa come mischiare, miscelare il tutto. Di solito c'è una bottega dove vende queste medicine, ma vende anche spezie, profumi, candele, carta, colori per i pittori, un po' di tutto. I giardini dei semplici, non so se voi avete mai sentito questa definizione, nel latino medievale il medicamentum simplex era un'erba con proprietà curative. Nacque così l'orto dei semplici, luogo di coltivazione di essenze medicinali. Più tardi, nel Cinquecento, si svilupparono in Italia i cosiddetti orti botanici, in cui si coltivavano queste erbe e si raccoglievano. La lettura dei semplici, quindi l'arte di apprendere tutto ciò che era connesso a queste erbe, divenne materia di insegnamento in tutte le università di medicina, da prima Roma, Padova, Bologna, Pisa e poi mano a mano tutte le altre. Comprendeva conoscenza delle piante e le rispettive proprietà farmacologiche. Fino alla fine del Seicento gli orti botanici servivano esclusivamente a questo scopo, non era l'orto botanico così come lo intendiamo oggi, con le erbe, con le piante diciamo da esposizione. La teoria delle segnature, questa è carina, interessante. Sempre per comprendere cos'era la medicina allora, un allievo di Paracelso, un certo Crollio, propose un'originale teoria secondo la quale la forma, il colore e il gusto di una pianta sarebbero stati suggeriti dalla natura per farci comprendere le virtù terapeutiche. Quindi la peonia, che aveva il pistillo a forma di cervello, era utile per le malattie della testa, emicrania e via discorrendo. L'iperico, pirico, non so come si dica, che si dice foglie bucherellate, serviva per le ferite provocate da corpi appuntiti. Quindi vedete un pochino come veniva attribuita la proprietà farmacologica a un'erba per la sua forma. La salvia, che ha una foglia rugosa che ricorda la lingua, per le malattie della bocca, della lingua e via discorrendo. L'asparago, considerato simbolo fallico per la cura dell'impotenza, come afrodisiaco e via discorrendo. Nell'epoca, sempre nel Seicento, furono stampati i primi ricettari e un'altra novità fu la scadenza dei farmaci che fu introdotta in quegli anni. Un medico siciliano, il quale trovò all'inizio grande opposizione, perché immaginate tutte le varie le farmacie del tempo che dovevano buttare i farmaci perché era passato troppo tempo da quando erano stati raccolti. Veniamo alla seconda figura, il barbiere chirurgo. Quali erano i compiti principali? Erano tagliare i capelli innanzitutto, ma poi estrarre i denti e praticare i salassi. Inoltre doveva saper aprire le fontanelle, sapete le fontanelle del cranio, no? Sistemare fratture e slogature, medicare ferite e piaghe, svuotare gli ascessi, tutte le varie escrescenze che erano considerate uno sfogo dell'organismo e perciò un buon indizio di salute. La chirurgia era una disciplina di serie B, subordinata alla medicina, ed era esercitata da questi appartenenti alla corporazione dei barbieri. Al contrario dei medici, che erano considerati figure professionali di primissimo ordine, ne parleremo fra poco, che si formavano nelle prestigiose università di tutta Europa, i chirurghi non vantavano una preparazione culturale e una formazione specialistica, parlavano in volgare, non conoscendo il latino, e imparavano andando a bottega da altri o proprio dai genitori. Si recavano di casa in casa muniti di una borsa di ferri, là ne vedete un esempio, con cui asportavano un ascesso, indifferentemente, oppure tiravano via un dente, amputavano un arto con apposita sega e facevano barba e capelli, sempre con gli stessi strumenti, ovviamente, perché il concetto di igiene era ben lungi dal comparire sulla scena. Il chirurgo, oltre a operare, prescriveva comunque medicamenti e curava infezioni e piaghe. La disputa fra medici e chirurghi è stata profonda per più di 4 secoli, fino al 1700.
Nel 300 a Parigi gli studenti di medicina dovevano giurare di non eseguire operazioni chirurgiche. Perfino il salasso lo ritenevano indecoroso i medici, era proibito. All'università si prestava il giuramento di non esercitare questi atti chirurgici, diciamo così. Sul salasso furono scritti voluminosi trattati, come effettuarlo, quale vena incidere, se dal lato malato o dal lato sano del corpo, c'è tutta una disquisizione su questi aspetti. Ma dopo che il dottore in medicina aveva scelto la vena, che doveva essere punta, diciamo così, e deciso la quantità di sangue da far uscire, l'operazione veniva eseguita dal barbiere chirurgo o cerusico, che dir si voglia. Solo in Francia, grazie all'alta considerazione che Luigi XIV, il Re Sole, aveva per la chirurgia, la disciplina assurse al rango universitario e disponeva di un suo corpo accademico che le assicurava un progresso superiore al resto d'Europa. Furono anni di grandi scoperte in ambito medico. Malpighi, che scoprì i globuli rossi, Stenone dimostrò che il cuore non è il fegato il responsabile della circolazione, molti furono italiani in quegli anni. Addirittura il Re Sole giunse ad istituire una cattedra di chirurgia cardiovascolare, non so bene che interventi potessero essere fatti. La nascita della chirurgia moderna arriva a un punto di svolta sul finire del 600. Il 15 gennaio di quell'anno, proprio il Re Sole aveva lamentato che gli era comparso su di una natica una piccola rilevatezza, un gonfiore, che in pochi giorni si era rivelato un ascesso. Il suo chirurgo di corte, tale De Tassy, aveva insistito che si portasse via per l'asportazione, ma i medici di corte, non ritenendolo all'altezza di operare Sua Maestà, quindi era un delitto che un chirurgo, il barbiere chirurgo, mettesse le mani sul Re Sole, optarono per la cauterizzazione col ferro rovente. La soluzione scelta fu causa della formazione di una fistola, era il minimo che poteva accadere, che poteva a sua volta essere trattata in tre modi. Che ne facciamo? La legatura, l'incisione, una nuova cauterizzazione. Bene, cosa fare? Detto fatto, furono allestite molte stanze nella reggia, dove pazienti sofferenti di patologie analoghe furono sottoposte a tutti e tre i trattamenti. Non guarì nessuno, ovviamente. Luigi XIV decise lui, disse basta, decido io. Incisione. La grande opération du roi, passata così alla storia, avvenne nel novembre del 1686, dopo quasi due anni dall'inizio della sintomatologia, per dare modo al De Tassy di esercitarsi su pazienti di umile condizione. L'intervento eseguito dinanzi ai medici di corte e a Madame de Maintenon, che era la sposa morganatica del re, con uno strumento detto bisturi reale, ebbe successo. Il De Tassy ne ricavò un sacco di soldi, un titolo nobiliare, una vasta proprietà ovviamente. Quello passò alla storia come l'anno della fistola, che vide a Versailles molte vittime aggirarsi nella reggia con natiche fasciate e in effetti segnò la nascita della chirurgia come nuova scienza autonoma. E vediamo la terza figura, quella forse che a noi è più vicina, quella del medico fisico, si chiamava così, è la figura ufficiale del medico. Lui studia all'università, 3 anni, e si forma in che modo? Non certo con i microscopi, non certo con la TAC, non certo con gli strumenti a cui siamo oggi abituati, attraverso il metodo dei dibattiti. La sua preparazione è basata sulla logica, sulla retorica e sulla cultura classica. Questi sono gli studi. All'inizio del 600 come si faceva diagnosi? Se un paziente aveva un dolore, aveva una febbre, aveva qualche sintomo? Bene, la diagnosi viene ancora formulata su un'astratta costruzione filosofica del tutto slegata dai sintomi reali.
Ma lentamente, anche grazie agli studi anatomici e alle sempre più frequenti dissezioni, le autopsie cominciano in quel periodo, si inizia ad applicare il metodo scientifico sperimentale e tramonta definitivamente la teoria mistica che vedeva nel peccato originale l'unica causa di tutte le malattie e nelle preghiere e gli esorcismi la sola cura. Si diffonde invece a macchia d'olio la teoria degli umori. La malattia è causata dagli squilibri fra i quattro liquidi contenuti nel corpo umano. Noi abbiamo nel nostro corpo il sangue, il flegma o linfa, la bile nera e la bile gialla. Teoria molto antica, tra l'altro, che era stata formulata già da Polibio di Cos nel 400 a.C., ma ampliata e utilizzata fino a tutto il 600. Come funziona questa teoria? Beh, il sangue noi sappiamo che ha sede nel cuore. Un suo eccesso, quando ce n'è troppo in giro, è causa del temperamento cosiddetto sanguigno. Chi è il sanguigno? Il sanguigno è una persona vitale, rubiconda, che non disdegna di bere, e tutti i vizi in genere, ed è incline alla superficialità e alla socievolezza. Le malattie che lo affliggono sono quelle del cuore. Invece, la bile nera, melanos e colè, dico bene? Nero e bile, ha sede nella milza. Un suo eccesso nell'organismo è causa del temperamento melanconico. Il melanconico è caratterizzato da pallore, magrezza, debolezza, tristezza, tende all'introflessione. Vedete quell'immagine, quella in alto, c'è un ripreso, disegnato, un soggetto melanconico. Chiusura, isolamento, oggi diciamo appunto introversione. Poi abbiamo la flegma o linfa, è legata alla testa, trova il suo etimo in infiammare. Da un errato afflusso di flegma originano le infiammazioni delle ghiandole. Il flemmatico è caratterizzato da lentezza, calma, pigrizia, è perciò un soggetto riflessivo, torpido, ma anche talentuoso. Infine, colera è una parola da cui derivano sia collera che colera, poiché il colerico, chi è? Quello che scarica con violenza gli umori del corpo, no? Anche oggi diciamo personalità collerica. Colè, come già detto, significa bile. Il bilioso è una persona rabbiosa che si rode il fegato, che è l'organo della bile gialla, a cui questo temperamento si lega. Quindi solitamente è una persona magra, focoso, irascibile, ma anche generoso e astuto. Bene, per eliminare l'eccesso di uno o più di questi umori e ripristinare lo stato di salute, l'eucrasia, cioè l'ideale condizione in cui tutti i quattro umori sono allo stesso livello, diciamo, bisognava indurre la fuoriuscita dei liquidi in eccesso. Questo era il presupposto della medicina del tempo. Ecco perché c'era l'abuso di vomito indotto, purganti, clisteri e salassi. Terapie divenute simbolo della medicina barocca. Tecniche spesso abusate e reiterate in modo accanito fino a presunti segnali di miglioramento e comunque prescritte senza porre attenzione alle condizioni reali del paziente. Se non era la morte a sopravvenire prima degli attesi miglioramenti, comparivano sintomi di disidratazione, debolezza. Voi immaginate, no? Oggi sappiamo che quando una persona ha un collasso, per esempio, la prima cosa da fare qual è? Quella di reintegrare liquidi, no? Le famose fleboclisi, per esempio, fare bere se in condizioni di bere, ma se no somministrare liquidi. Bene, allora pensate agli sconquassi che venivano fatti all'epoca, dove il principio era esattamente opposto, cioè a questa gente veniva imposto il salasso o le purghe e via discorrendo, perché dovevano eliminare liquidi invece.
Quindi spesso i disturbi che poi avevano questi soggetti erano liquidati come effetti momentanei del trattamento. Il salasso è stata una delle più antiche pratiche mediche e si è mantenuto invariato per quasi 2000 anni. Lo facevano già gli Egizi, gli Assiri, e viene descritto con dovizia di particolari a partire dal V secolo a.C. Veniva usato per curare qualsiasi tipo di indisposizione, dalla sordità alla paralisi, dal mal di gola alla sonnolenza, qualunque fosse. Come detto, la salute era il risultato dell'equilibrio tra le quattro sostanze costitutive del corpo. Quindi se i rapporti quantitativi veniva stabilito dal medico fra questi quattro umori erano alterati, dovevano essere riequilibrati con questi metodi, cioè il salasso, la sudorazione, il vomito e il digiuno. Galeno mise a punto un complesso metodo per determinare il quantitativo da asportare, secondo l'età, costituzione fisica, le stagioni, il clima e il luogo. Determinò anche in quali zone del corpo andava praticato, per esempio la mano destra per i malanni del fegato, perché il fegato sta a destra, mano sinistra per i problemi della milza, perché la milza sta a sinistra, i piedi per le patologie più gravi. In tal caso in grandi quantità. Tutte queste prescrizioni furono tramandate e invariate durante il Medioevo ed eseguite correntemente in via preventiva negli ospedali o nei monasteri fino a tutto il 600. La pratica divenne non solo più diffusa nel 600, ma anche più crudele e intensiva. Un salasso ben praticato doveva condurre il paziente ad avere una sincope, perdere i sensi, dopo aver versato non meno di un litro di sangue. Era praticato in tutte le aree geografiche, in tutti gli strati sociali, era preceduto da disquisizioni interminabili al letto del paziente, tra i vari medici fisici, su quale umore fosse dominante, se c'era più bile gialla o bile nera, più flegma o più e via discorrendo, su quali fattori influenzassero tali umori e sugli effetti di questi sugli aspetti più disparati della vita, lo stato d'animo, amore, successo negli affari. Si riempivano trattati e aule di medicina di tutto il continente, infarcite di citazioni filosofiche, mitologiche e perfino poetiche. Spesso queste querelle oziose, inesauribili, avvenivano alla presenza del paziente sofferente o agonizzante. Come si procedeva? Al malcapitato viene dato un bastoncino di legno da stringere per favorire l'emorragia e un fazzoletto da serrare tra i denti. Poi i medici si allontanano, entra il chirurgo e pratica il salasso. Con un colpo ben assestato, non con gli aghi che abbiamo noi oggi invisibili come capelli, no, poi ve lo faccio vedere. Con un colpo ben assestato conficcava di taglio una lancetta appuntita nella vena scelta e prelevava in una coppetta graduata il sangue che dapprima usciva copioso e poi piano piano si regolarizzava nel flusso. Poi il taglio veniva sciacquato nella speranza che non si verificassero infezioni, ma vi lascio immaginare quante ne accadevano. Due salassi illustri. Al giovane esempio Luigi XIV, a seguito di febbri alte contratte dopo essere caduto in uno stagno paludoso durante una battuta di caccia, per ben quattro volte nel giro di due ore gli vennero salassati i piedi nel tentativo di diminuire la febbre. Sarà fortunato. L'unico effetto di quei tagli fu quello di impedirgli la deambulazione per parecchio tempo. Andò molto peggio invece a George Washington. 1799, ci affacciamo quasi all'800. Lui, in seguito a una caduta da cavallo, gli furono prelevati dai medici personali quasi 2 litri di sangue e morì. George Washington è morto a causa dei salassi che gli furono fatti. Bene, allora ci avviciniamo al momento clou della serata. Vi porto a Lecce, nel 1635 circa, a conoscere una grande personalità, un medico importante, la massima autorità sanitaria del paese, tale Massenzio Piccinni, a cui è intitolata una strada anche dei pressi di Porta Napoli. Se vi trovate a passeggiare la troverete.
Massenzio Piccinni ebbe un grosso quarto d'ora, diciamo così, di notorietà nel 600 per un libro che scrisse. Di lui sappiamo veramente molto poco. Le uniche cose che sappiamo è che viene citato in un documento notarile a Lecce come Artis Medicinae Doctor, cioè dottore nell'arte medica. E poi fu amministratore anche dell'ospedale dello Spirito Santo, quello dove adesso c'è l'archeologia, lì, appena si entra a Porta Rudine, no? La sovrintendenza all'archeologia, quello era un esempio rinascimentale di una costruzione fatta proprio ai fini di ospedale pubblico. Prima del vecchio Vito Fazzi era quello l'ospedale di Lecce. Allora, lui è stato amministratore di quell'ospedale. Lui scrive questo libro, dal titolo piuttosto lunghetto, Maxenzi Piccinni, genitivo, vero Rita? Beh, cioè di Massenzio Piccinni, medico leccese, antitesis, cioè dibattito, tra la vecchia e la recente medicina. Seu o dell'uso dei medicamenti purgativi nelle febbri. Dello stesso Massenzio Piccinni, apologia, cioè significa invece, sì, sì, ne parlava a favore, diciamo così, no? A favore di Jacopo Bonaventura, medico personale del pontefice Clemente VII, quindi lui fa l'apologia di questo medico, contro un altro medico, Marium Zuccarum Medicum Neapolitanum, quindi lui si schiera a favore del medico personale del Papa, Clemente VII, contro le teorie di Mario Zuccaro, medico napolitano. E poi, punto, finisce il libro, De Victu Partenopeo, qualcosa intorno al vitto napoletano. Tra l'altro lì in basso a destra ho riportato un testo che nella storia della medicina è abbastanza importante e conosciuto, è la storia della medicina d'Italia, che cita questo volume di questo autore leccese. Lui all'epoca a Lecce era il surplus della scienza medica, quanto di meglio ci poteva essere, quello che io vi avevo promesso di presentarvi, la massima autorità sanitaria del paese. Bene, allora mi accingo ad eseguire l'esperimento scientifico, sono pronti, che vi avevo promesso. È un esperimento che viene tentato per la prima volta di cronotrasporto. Cos'è il cronotrasporto? Avete visto forse i film di fantascienza, quelli di Star Trek, dove c'è il teletrasporto, no? Io scompaio di qua e compaio in Piazza Sant'Oronzo, giusto? Quello è il teletrasporto. Io vi faccio adesso un cronotrasporto, cioè porto una persona, anzi tre persone, dall'epoca in cui sono vissute al giorno d'oggi. Quindi le faccio saltare avanti di 400 anni. Possiamo? Come si svolgeva una visita nel 600? Prego, accomodatevi. Allora, abbiamo, come abbiamo tuttora, l'ammalata che è sofferente, c'ha la febbre alta e il familiare, una sua familiare, ha pensato bene di chiamare il medico, il più importante medico del tempo, cioè Massenzio Piccinni. Quindi abbiamo l'ammalata, il medico e la familiare che lo ha convocato. Prego. Vitto da dare agli ammalati, mia signora. Si tratta di questione antichissima che origine ha da Ippocrate e Galeno e della quale ancora oggi si continua a discutere. E cosa nota? Che i medici napoletani siano grandemente discordanti dal parere dei due maestri greci.
e non per la quantità, sebbene per la qualità del cibo. Laddove i maestri raccomandavano le acque melate, le orzate e altri beveraggi simili, a Napoli si somministrano i brodi di pollo e le carni peste e trite di gallina. Dice Ippocrate nel primo libro della dieta: l'orzata di ragion mi pare calle vivande di frumento sia ad antepor, e lodo coloro i quali l'antipongono. E un'altra volta sostiene: esser l'orzata oltremodo valevole ad umettare, e perciò ai febbrici tanti recar grandissimo giovamento, ai quali l'umettativo cibo è sempre mai convenevole, e dall'incontro le carni tutte nocevoli. Eppur l'altro maestro greco, Galeno, nel commento sopra il secondo libro della dieta, Nei mali acuti, aspramente riprende Petrone, che agli ammalati suoi, con lor non poco nocumento, concedette le carni. Così è da dir che le brode delle galline non siano da dare agli infermi di febbre, con ciò si è cosa che quelle, al parer di Ippocrate e di Galeno, abbiano certamente vigor di ritenere, dove l'orzata, secondo i sentimenti di coloro, è mollificativa, è mezzanamente umorosa, né punto restringente, perché questa e non quelle ai febbrici tanti ragionevolmente dar si vuole. Ma che diremmo noi del vin, che dai napoletani medici non altrimenti che se tossico fosse ai febbrici tanti si vieta, e da Galeno fu pur dato ad un ammalato di febbre acuta, e come egli ne narra, di caldo e secco temperamento, anzi egli manifestamente consiglia e ne conforta che inzuppandovi il pane si dia a mangiare ai febbrici tanti, anche talvolta nel cominciamento del ribrezzo. Messere, vi ringrazio per il vostro chiarimento di scienza. In questo istante la servitù sta sistemando la nostra sfortunata congiunta nel suo letto. Se degnate di accomodarvi nella stanza, lei stessa vi illustrerà i fastidi da cui è afflitta e potrete così visitarla. Bene, bene, fate strada. La esaminerò con ogni cura possibile. La congiunta era a letto, terrorizzata probabilmente più all'idea di dover subire le attenzioni del luminare che dalla malattia vera e propria. Pallida, sudata, coperta da un inverosimile strato di tessuti d'ogni risma, salutò con flebile voce il funesto drappello. Fu una visita lunga ed accurata. Ebbene, cosa potete dirci, messere? Ho sottoposto la poverina a lunghissimi esami, in accordo con le raccomandazioni della medicina galenica, ma anche in conto coi progressi che la scienza medica sta compiendo nella nostra avanzatissima epoca. Le grandi scoperte del nostro Galilei e del britannico Harvey sui meccanismi della circolazione corporea hanno disegnato una nuova... Messere, perdonate, comprenderete che siamo ansiosi di sapere il destino che attende la nostra amata congiunta. Certo, comprendo perfettamente. Ebbene, posso in parte tranquillizzarvi ed affermare che la febbre da cui la poverina è afflitta non appare doversi attribuire ad un disequilibrio fra i quattro umori fondamentali, ovvero lo è in piccola parte, apparendo il flegma minimamente soverchiante riguardo alla bile nera, il sangue e la bile gialla. E tuttavia ritengo semmai prevalente nella genesi del morbo la corruzione dell'aria, che in questi giorni umidi e freddi ha minato la salute di un gran numero di concittadini. E cosa ritenete sia giusto fare allora, messere? Un salasso, ovviamente, e si impone in casi del genere. Ma messere, si sente sempre più parlare di nuove specialità medicinali, soprattutto dovute a scoperte di illustri medici italiani. È proprio vero. Mia signora, apparve di recente la medicina
Spagirica, termine preso dal greco antico, coniato da Paracelso, per indicare l'arte di separare, perporre e amalgamare le sostanze e dare corpo ad originali composizioni farmaceutiche. Ma altre speranze si aprono anche grazie ai cosiddetti nuovi semplici importati dalle Americhe e finora sconosciuti nel nostro continente. E si va diffondendo l'uso del legno guaiaco e dalle radici di ipercacuana, dalle foglie di digitale, con effetti sorprendenti in svariate malattie. E che dire della corteccia dell'albero di China? La moglie del viceré spagnolo del Perù, contessa di Xinhon, ammalata di febbri severe, guarì miracolosamente pochi anni addietro, assumendo una polvere ricavata da quella corteccia macinata. Oggi si conosce come polvere della contessa e si cerca di farla arrivare anche in Italia tramite l'impegno dei padri gesuiti. Insomma, accanto ai farmaci tradizionali stanno comparendo molte nuove sostanze. Un segnale di progresso, convenite? Certamente, mia signora. Abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca di grandi novità. Il nuovo si propone in tutti i campi ad affiancare il vecchio. Non intende cancellare la tradizione, ma anzi la rinforza con le scoperte della scienza incanalate nella corretta via. Restano perciò validi farmaci del passato, il mercurio, ad esempio, di indiscussa efficacia contro la sifilide. Oppure di recente, per esempio, utilizzato anche contro i vermi che albergano nel corpo se preso a piccole dosi. Oppure l'antimonio adoperato come purgativo per facilitare il vomito sempre alle giuste dosi, perché non divenga mortale. Oppure... no, sempre lui, se ne preparano diverse tazze speciali, il calice chimico, la tazza rolandina, la tazza purgativa perpetua. Per fare questo, occorre riempire la tazza di vin rosso o bianco, lasciando riposare per 12 ore in estate e il doppio in stagione invernale, e formatosi il tartaro se ne beve tutto il contenuto. Per dir sempre dei nuovi, sta avendo gran diffusione e pari successo il balsamo del fiore avanti. Per quanto io ne sia a conoscenza, si ottiene dopo lunga infusione nello spirito divino di una mistura che comprende incenso, olio laurino, mirra, aloe, trementina ed altro ancora. È un potente stimolante, ma funziona anche come antipestilenziale. Il cavaliere Leonardo Fioravanti è ben conosciuto nell'ambiente medico per aver scoperto l'elixir vitae, del quale ebbe a dire: è medicamento di tanta virtù ed efficacia che giova in queste tutte le infermità che patiscono i corpi umani, perciò che quelli che sono caldi li rinfresca e quelli che sono rigidi li riscalda. Ma come non ricordare l'elettuario dell'olivetano, potente antiveleno, o il rosolio stomatito, l'erba degli angeli e il balsamo del samaritano, eccellente negli usi più diversi, e che dire delle pozioni contro il dolore, il vetriolo dolce, le mele soporifere. Giusto appunto. Quali sono i nuovi balsami contro i dolori reumatici? Sì. Consiglierei prima ad ogni altro il balsamo nervino e il balsamo tranquillo, che deriva il nome dal padre cappuccino, padre tranquillo per l'appunto, che ne fu l'artefice. Riconosce ben 18 componenti diversi ed è mirabolante per i suoi risultati. Si sente spesso raccomandare l'acqua della regina d'Ungheria. Ah, verissimo! È una pozione a base di rosmarino dagli effetti portentosi sui reumatismi. E dite, messere, di recente ho sentito parlare benissimo dell'aceto dei quattro ladri. A cosa serve e perché è così nominato? Questa è una strana storia e vale la pena che sia raccontata. Ebbene, come forse qualcuno fra voi ha già inteso, per 3 anni la peste infierì sulla città di Tolosa,
Un giorno, nel bel mezzo dell'infezione, quattro ladri furono sorpresi dalle guardie mentre erano intenti a saccheggiare le case degli appestati. Furono fatti prigionieri e trascinati dinanzi all'autorità cittadina. Questa, accertata non senza sorpresa che godevano tutti di buona salute, promise loro che gli sarebbe stato fatto dono della vita se avessero rivelato il segreto della loro floridezza e la formula dei medicamenti dei quali facevano uso per non patire il contagio. Un di quelli confessò immantinente la formula segreta. Occorreva sciogliere in 300 parti d'alcol una parte di olio di lavanda, di menta piperina, di rosmarino, di ginepro e di cannella, e due parti d'olio di cedro e di garofano. Andavano poi aggiunte 450 parti di aceto acetico diluito in 1200 parti d'acqua. Il liquido così ottenuto dovevasi agitare per alcuni giorni e quindi filtrare e mescolare con acqua. Il meschino ne garantiva l'efficacia non solo contro la peste, ma per mille altri usi, dalle affezioni della bocca, quale ad esempio la malattia scorbutica delle gengive, fino all'uso interno, alla dose di due cucchiaini aggiunti al vino. E quindi i quattro infelici furono fatti salvi? Niente affatto! Dopo la confessione furono impiccati ugualmente. E la mistura almeno funziona? Pare sia così, ma non ne ho esperienza diretta. La risposta fu molto evasiva, forse per l'unica volta, da parte di questo dottore. La visita era conclusa. Messer Piccinni si congedò con i ripetuti e rispettosi inchini e si avviò verso l'uscita. Non senza un ultimo avvertimento. Mi raccomando, mia signora, ricordate il mio consiglio. Laxare sanguinem. La risposta fu un freddo silenzio. La devozione religiosa nel 600 era fortissima, dal punto di vista sostanziale, ma soprattutto per quanto riguardava la formalità degli atti religiosi, così come era prescritto ed imposto dal potere ecclesiastico. Varie testimonianze riportano che anche durante le rappresentazioni teatrali, quando suonava l'Ave Maria, tutti si fermavano e si inginocchiavano verso Oriente, compresi gli attori che magari in scena erano appena morti per esigenze di copione. Detto per inciso, gli stranieri, quelli che non erano di queste zone, rimanevano abbastanza perplessi, perché al di là di tanta esteriorità, nel concreto gli uomini agivano poi da grandi peccatori. Finita la processione, che era un rito frequentissimo per intenderci, molti andavano poi a mangiare in dolce compagnia e a far bisboccia. Noi vediamo ora un affresco, eccolo qui. Un affresco venuto alla luce nel 1980 nella chiesa dei Santi Medici, una chiesa trecentesca di San Nicolò, in realtà raffigurante la Madonna col bambino, e in basso i santi Cosma e Damiano. Nella parte inferiore vi è un'epigrafe datata 1603, la quale consta di 8 endecasillabi di pregevole fattura, i primi 6 con rima alternata e gli ultimi 2 con rima baciata, che recitano: «Se l'infermo desia star queto e sano, di Cristo piglia pria la medicina, che il sacramento guida del cristiano. Sanata l'alma, invochi la Regina dei Cieli e i santi suoi, Cosmo e Damiano, e poi, idotto parer, la disciplina del medico terren,
perché si vuole la Santa Chiesa e il suo fulgente sole. Bravissima, grazie. In pratica, questi pochi versi insegnano come andava vinta la malattia. Guardate, la supremazia è della fede. Se l'infermo desia star bene, di Cristo piglia pria la medicina, facendo riferimento all'Eucaristia, il sacramento guida del cristiano. Viene dopo, come a piramide, l'invocazione della Vergine Maria, invochi la Regina dei Cieli, terzo posto per i santi, Cosma e Damiano, e per ultima la scienza, il dotto parere del medico, che è l'ultima delle cose a cui far affidamento. Questo è in una chiesa di Nardò, è veramente simpatico questa poesiola. Bene, io non ho altro... Certo, io vorrei ringraziare i nostri graditissimi ospiti che si sono tanto impegnati. Rosangela Giurgola, la conoscete e la imparerete a memoria quest'anno, perché ha consentito a farci un corso di teatro, sapete che è una affermata regista, e è stato un problema catturarla, perché sta sempre in giro per tutta l'Italia a fare, no, da Sicilia a Verona, mi scappava in continuazione per poter organizzare questa performance, non è stato semplice, però ripeto, la vedremo diverse volte quest'anno, una volta al mese per un certo numero di mesi, perché ci farà un corso dedicato al teatro e all'opera lirica italiana. Poi abbiamo questi tre baldi giovanotti che devo ringraziare, ce li presenta Rosangela. Allora, nel ruolo della parente, Melissa Blasi, la malata Federica Rizzo, il dottor Piccinni, paride napoletano. E grazie ovviamente per l'ospitalità a tutti voi, è sempre un piacere, ma voglio insieme a voi fare un applauso al dottor Giovanni Diorisi, che ha scritto in realtà un libro bellissimo che è una raccolta di documenti sulla Lecce del 1600, e in questi documenti c'è anche proprio questo capitolo qui che abbiamo rappresentato, quindi grazie dottore. Bene, la parola alla difesa. Qualcuno ad alzare il dito indice per dire qualcosa? Mi farebbe piacere ascoltare qualche parere, qualche considerazione, qualche riflessione, qualche promessa per l'anno che stiamo per cominciare. Gina, che ci dici tu? Certo. Allora faremo un corso anche su questo argomento, se guardate sulla brochure. Certo, certo. Volevo chiedere se l'età media di vita era con quei sistemi bassi. Chiaro. È chiaro, anche se proprio in quell'epoca, a proposito del libro che lei ha citato, ho scoperto che il vescovo di Lecce di quegli anni morì a 93 anni, quindi insomma sì, era napoletano, ma insomma è un caso eccezionale, ma di solito no, non si arrivava, probabilmente nessuno di noi sarebbe stato presente nel 600. Va bene. Forse qualcosina di più, però insomma. Prego. La digitale è presente ancora oggi in alcune compresse per il cuore. Certo. Che è prodotta dalla Digitalis Lanata, si chiama la pianta, sì, lo so. Sì, 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 beh, chiaro. Ma tuttora tanti farmaci sono estratti, sì, sì, come no, assolutamente, certo, certo. Il paese dell'aloe è Martano, appunto, mi dice il dottore Micaglio che certo, lo sappiamo. L'esperimento è stato il cronotrasporto, l'abbiamo trasportato avanti di 400 anni, non si era mai vista una cosa di questo genere.
adesso li devo rispedire, devono entrare nella macchina e rispedirli indietro di 400 anni. Va bene, allora signori, grazie della vostra, vostro ricco afflusso. Ci vediamo lunedì con Linda Palladino, vi ho già anticipato che c'è stato un cambio di programma e spero che sia un anno tutto di vostro gradimento e che nessuno sia assente per Covid soprattutto. Sempre alle 17, tanto si comincia alle 17.30, Adriana, lo sai, abbiamo cominciato alle 17.35, ho guardato l'orologio, è sempre così, il quarto d'ora accademico è di mezz'ora, è standard questa cosa. Grazie ancora ai tre nostri interpreti e soprattutto a Rosangela, grazie ancora. Attenzione al cavo.